Buongiorno, il puff è finalmente vuoto, ora naturalmente lo pulisco, però questo puff ci ha dato un po' di problemi. Questo è quello di Ikea, uguale al divano praticamente, e niente ragazzi, è successo che io mi ci sono fatta proprio male perché qua sotto sono iniziati a spuntare fuori dei chiodini. Ora non voglio metterci anche le mani perché ho paura di farmi male, appunto. Sarà che ci avevamo messo troppe cose dentro perché comunque c'erano i giochini di Megan, i disegni eccetera, e però insomma mi sono graffiata io il piede, Megan l'altra sera si è fatta male la mano, quindi questo deve assolutamente scomparire, nel senso Gabriele lo deve sistemare, deve guarda se è fattibile rinchiudarlo e riutilizzarlo perché comunque voglio dire è ancora buono, però va sistemato. E nel frattempo comunque io avevo pensato già a un altro puff che ho preso da mettere in soggiorno perché questo qui non lo volevo a prescindere più, poi vabbè si è pure rotto. E quindi niente, va via, ma in realtà se si può aggiustare lo metto sopra in camera. Vediamo, in quella di Megan o quella degli ospiti, non lo so. Però vedete, qua forse si vede che si è ammollato, come si dice, un pochino. Ora vabbè lo pulisco, poi lui lo sistema e vediamo un po' cosa fare. Magari con l'occasione lo lavo pure. Poi questo qui comunque era macchiato perché Megan ci gioca tantissimo, vedete c'ha delle macchie, la penna, c'ha diverse cosine. E quindi insomma niente, il nuovo puff è bellissimo, ora però sto decidendo quale colore prendere perché ero indecisa tra due, e comunque la sala piano piano, nonostante il guaio che mi ha fatto Casa Shop, sto cercando di metterla in sesto. E va bene, continuiamo con questa mega giornata di pulizia. Ho fatto un po' di decluttering in alcuni mobili dove teniamo i documenti, ho trovato un po' di cataloghi, questo è del 2015, questo è del 2016, elettrodomestici Ikea, qui ho cascato, qui abbiamo lavapiani di lavoro, lavelli e miscelatori, sempre 2016, cucine ed elettrodomestici, il mondo del bagno, sì perché insomma quando stavamo un pochino informandoci, e c'è un sacco di roba, mobili, fornelli, accessori, erza ancora per il trasporto, elettrodomestici aridanghete, cucine aridanghete, guardaroba e accessori, sempre 2016. Ragazzi, ho deciso ovviamente di buttare tutto via perché nonostante mi piaccia sempre sfogliarli eccetera eccetera, a parte che ora non li guardavo da una vita perché erano andate a finire insieme a tutte le cose della casa, io butto via tutto perché non è cosa. Però mi sono tenuta il catalogo del 2016 che ho trovato, quello diciamo con tutti gli ambienti, e ho trovato anche quello di Maison du Monde di qualche anno fa perché comunque ci sono tante idee carine, e non che qui non ci siano, attenzione, perché a me posso permettere anche questi, vedete che belli con tutte le cucine eccetera eccetera, però comunque magari ci sono prodotti che Ikea non fa neanche più, quindi visto che lo spazio è comunque poco, preferisco buttare via tutto, quindi questi li buttiamo. Questo è poco profondo, è 20, però a me non mi è mai piaciuto la linea besta, cioè almeno non è quello che io voglio. Comunque è carino come l'hanno fatto qua. Qui ci sono un po' di scaffali, ci sono anche le vetrinette in realtà di là. Ragazzi, cerchiamo anche le tende, che ne dite di queste? Tu dici la stessa? Staffa? Te diresti di farne una per... ovviamente ne fa una per alta, questa mica di... No, la staffa sì, è alta, più alta. Più alta la nostra, eh? Bisogna capire quanto è lunga, vedi questa quanto è lunga? Sul cartellino se c'è scritto che ne fa anche altre misure. No. A noi ci serve 2 metri. La lunghezza 160. No, vabbè, se c'è quella più grande, no? La lunghezza si può regolare da 160, 118, 122. Questa piantina. Come? No, è la più lunga questa. Questa è la più lunga? Non va bene, allora. Non la troverò mai. Ciao ragazze, non vi spaventate, mi sto facendo la mia maschera rosa, questa è quella di Origins, è con l'argilla rosa e si sta praticamente indurendo in questo momento. La devo tenere su 10 minuti, non riesco a movermi molto e ve ne ho già parlato di questa qui e cerco di farla almeno una volta a settimana. Però non sempre mi riesce, stasera sono riuscita, oddio non riesco più a muovere i muscoli del viso e questa è, mi ci trovo molto bene perché praticamente vi rinfresca il viso, vi dà proprio, dopo comunque vi faccio vedere il risultato, in ogni caso non vi volevo parlare di questo, visto che appunto 10 minutini, niente, volevo dirvi un pochino poi alla fine oggi cosa ho fatto all'Ikea, tra altre cose vi ho girato ora il video haul, che non so se è già online, penso di sì, se già lo fosse comunque lo trovate nell'info box e nelle schedine e a fine video ve lo metto. Comunque all'Ikea ragazze c'erano tantissime novità, tante cose carine, nuove, veramente noto che l'Ikea sì, anche rimanendo sempre fedele a quello che è il suo stile, riesce sempre comunque ad innovarsi e ad essere al passo coi tempi. Tra le altre cose ho trovato delle cose super eleganti, secondo me, che esulano veramente molto da quello che è lo stile base di Ikea. Scusate se muovo solo la bocca, ma non riesco più a muovere i muscoli del viso. E, infatti ho preso anche diverse cosine molto interessanti. Tantissime cose primaverili, non vedevo l'ora. Per quanto riguarda le tende vi dico che alla fine abbiamo optato io e Gabri di farle cucire a sua mamma perché non ci piacciono quelle che ci sono lì, non mi piacciono i tendoni quelli che scendono così in cucina assolutamente, poi non c'entrano niente con lo stile della nostra cucina, sono scomodi per entrare e uscire dal balcone perché comunque abbiamo anche il terrazzino anche in cucina e poi la tenda normale, classica, quella da sala per intendersi, non mi piace neanche quella lì perché non c'entra nulla, quindi ho deciso che magari le faccio cucire a lei, le faccio a vetro, però un po' più particolari, super semplici, con un buon cotone o con un buon lino e quindi diciamo che sarà quello il plus della tenda, quindi il... scusate ho un sonno tremendo e si vede la qualità comunque del tessuto. Per quanto riguarda invece i mobili in sala, allora diciamo che non è proprio il punto focale della sala, attenzione, perché comunque quando ne abbiamo parlato anche per Casa Shop è una cosa che va, oddio, che va in sala ma non è che è il punto focale, perché la mia sala è molto particolare a livello di, non è una sala classica con il mobile TV per intendersi o cose del genere, quindi non c'entra nulla. E all'Ikea non va bene quello che c'è perché vorrei una cosa un po' più sottile, vorrei una cosa un po' più particolare e quella veramente super plain, super semplice. In realtà a me piacerebbe anche, però Gabriele non è convinto e insomma io ascolto tantissimo anche naturalmente i suoi consigli visto che abitiamo in questa casa insieme, è giusto insomma che piaccia a entrambi. In ogni caso sì, qualcosa di più sottile va meglio nella posizione dove lo voglio mettere io perché comunque uno più spazio ha in casa meglio è e poi anche più particolare, così l'ho trovato su un sito però un sito che non conosco e io non ho mai remore o paura ad acquistare da siti insomma che non conosco ma anche da siti esteri, vi dirò per esempio ho appena fatto un acquisto dagli Stati Uniti, addirittura dagli Stati Uniti, vi dico addirittura perché acquistare arredamento home decor dagli Stati Uniti è difficilissimo, ho pagato più di spedizione ma tipo 4 volte il valore del prodotto, che il prodotto ma io lo volevo, basta. Quindi appunto ho trovato questo sistema per averlo, l'ho avuto, è arrivato anche tra le altre cose intatto, super carino, devo ancora piazzare, poi avrete modo di vederlo. E tra le altre cose sto pensando ragazze anche di crearmi una postazione make up in un'altra area della casa, quindi in un'altra stanza e non dove ce l'ho adesso in camera da letto. E visto che devo poi riorganizzarla o comunque sistemarla, riordinarla, magari con l'occasione vi potrei fare anche un makeover della stanza dove farò la mia postazione make-up e questo prodotto, questo oggetto di home decor che ho preso appunto dagli Stati Uniti va proprio lì, anche se in realtà mi piacerebbe anche metterlo nella... Ah, ma sono io che faccio rumore? No, vabbè, stavo andando al manicomio, sentivo questo rumore. Sentite, era la mia cipollona che toccava la foglia della pianta e faceva rumore. Io pensavo che era Gabriele dietro alla porta e dicevo: ma che sta a fa? Entro, non entro, va di là. E il sonno. Comunque, che dite, sono passati 10 minuti. Io me l'andrei a togliere in tutto il mio splendore e me la vado a sciacquare. Poi magari mi metto anche la cremina idratante notte, sempre di Origins, che vi fa l'idratazione notturna. E niente, vi faccio vedere il risultato magari se mi riesce. A dopo. Mamma mia, super pulita, una sensazione veramente troppo bella. E ora mi metto anche quella idratante, così insomma me la tengo tutta la notte e domani ho la pelle super super idratata. È una cosa, una sensazione veramente bella, ve la straconsiglio. Andiamo a prendere l'altra. Allora, dove ce l'ho? Ce l'ho qui perché l'ho messa l'altra sera, è questa qui, sempre di Origins, di cui anche vi ho già parlato. E ragazze, questa qui, i prodotti di Origins di solito non hanno un odore forte, importante, perché anche perché io non sopporto le fragranze forti. Infatti anche la crema di prima non sa di niente, praticamente questa crema qui ha un odore leggerissimo, un profumo leggerissimo. Non so se glielo dia all'avocado o se glielo dia, vediamo un po', no, è l'albicocca, perché c'è l'olio di albicocca dentro. È un leggero odore di albicocca ed è buonissimo, e questo è il risultato. E c'è scritto appunto che va passata una velina alla fine per togliere l'eccesso. In realtà la mia pelle del viso è piuttosto secca in alcune aree, quindi non ce ne sarebbe neanche bisogno. L'altra volta non l'ho passata, sto giro l'ho tamponata un pochino e va bene. E mamma mia com'è buono, mi piace un sacco. L'unica cosa di cui avrei bisogno è di un burro cacao, non trovo più il mio. Il mio Libalma non so che fine abbia fatto, lo devo cercare un attimino perché le labbra sono un pochino secche. E niente, quindi adesso mi impigiamo e vado al nanno. Buonasera, ho tutti i fornelli occupati e fino a 2 secondi fa anche il forno lo era, perché ho fatto le cotolettine, eccole qua, impanate. A me sembrano cotte, ragazzi, quando le faccio al forno ho sempre la paura che non siano cotte. Voi per quanto tempo, a quanti gradi le cuocete? Vi appoggio un attimo perché almeno continuo a cucinare, a fare quello che stavo facendo, perché mi sto facendo i funghi che adoro con il pomodoro, però appunto devo aggiungere il pomodoro, altrimenti non li posso fare, e ce n'ho pochino di pomodoro, devo dire, ma adesso facciamo la tecnica che non ci molla mai, ovvero quando è quasi finita la passata aggiungiamo un po' d'acqua e facciamo il pomodoro nuovo. Ecco qua, tanto ho fatto una porzione sola, poi per Megan sto preparando il, come si chiama? Il, aspettate che mi viene il nome, passato di verdure, quindi la pasta è quasi pronta. Gabri invece mangia la vellutata di zucchine e patate, eccola qua, anche questa è pronta. Dovete solo se è pronta la pasta di Megan. In realtà vi dirò un segreto che non dovete dire a nessuno, ovvero che, eccomi, che quella di Megan non è un passato di verdure, è bietolini e spinaci, ma non lo deve scoprire. Questo è un buon metodo per far mangiare le verdure, oddio, ai vostri bambini se non vogliono mangiarle, ok? Quindi sembra una vellutata, sembra un passato di verdure, in realtà sono spinaci e bietolini, se no lei gli spinaci non li mangerebbe mai, ok? Solo che non ho contato i minuti della pasta, genio io, vediamo un attimino se sono cotti, sì, comunque ci siamo, quasi cotta. Questo qui io lo chiuderei perché è anche cotto. Ok, si chiude qua. I miei funghi stanno facendo. Allora ragazzi, che mi raccontate di bello? Noi siamo alla ricerca. Ah Gabri, guarda, ti do una notizia insieme alle ragazze in anteprima. Ho fatto l'ordine del mobile. Il mobile dello scaffale per il soggiorno. Ho fatto il benvenuto sul pianeta Terra Gabriele, scusate la mia misma. Ho fatto doccia e shampoo a Megan, non ho il tempo per farmelo io, vita da mamma ragazze, purtroppo con una chioma così, o se lo fa lei o me lo faccio io. Ora vediamo se mi riesce, dopo me lo faccio io, altrimenti me lo farò domani, che devo fare? Non si può avere tutto dalla vita. Quindi niente, ho fatto l'ordine su questo sito dove ho trovato questo qui che costa di più perché costa 200 euro in più, è di design, è di un brand italiano, infatti sono contenta di comprare Made in Italy. E l'unica cosa è che non conosco il sito dal quale l'ho ordinato, ho letto un po' di recensioni, alcune erano positive, alcune un pochino meno, però mi voglio fidare anche perché è un sito del sud Italia e non bisogna sempre demonizzare. Vediamo un attimino, altrimenti vado fino e là me lo vado a prendere, scherzo. E niente, non so, la lavorazione c'è scritto circa 10 giorni, non penso aspetterò anche qui 7 settimane, però non si può mai dire, vediamo un attimo e appena arriva insomma magari poi ve lo faccio vedere. La vellutata è pronta, io e le pentole, che cioè dopo una giornata di lavoro ragazze non finisce qui, non finisce qui. Ieri sera però avete visto, sono riuscita a farmi la maschera, poi mi sono messa anche la crema e la pelle stamattina era bellissima. Ora non mi sono neanche ancora lavata il viso, lasciate stare, dopo mi faccio una doccia, però il risultato mi piace molto. E vedo un attimo anche come siamo messi qua e noi ci aggiorniamo. Facendo la pizza, ho già messo l'acqua e il lievito di birra fresco e adesso continuiamo con gli altri ingredienti che ci vogliono. Allora, adesso incorporiamo l'olio e poi è rimasto il sale e in realtà stiamo facendo questa pizza perché oggi è la festa del papà e quindi vogliamo fare una sorpresa a babbo che non si aspetta che stasera, visto che comunque martedì in settimana ci sia la pizza. Non la facevo da un po' la pasta, vabbè, diciamo da un paio di settimane, però va bene così. Io ho utilizzato ragazze la farina, questa Vivi Verde coppa integrale con la quale sapete mi trovo benissimo, e poi visto che la mia ricetta si compone di due farine ho utilizzato quest'altra che invece è quella integrale rimacinata a pietra, che dà comunque una bella consistenza alla pasta e alla pizza. Adesso vado ad aggiungere l'olio, eccoci qua, dopodiché per ultimo mettiamo il sale e io ci vado a mettere anche un pizzico di zucchero per aiutare la lievitazione comunque. La mia bambina, bravissima signorina, ha deciso di aiutarmi e prova a spazzare un pochino. Cos'è quello? Amore, mi sa che è scotch. Sì. Pulisci qua sul tappeto dove avevamo fatto la pizza. Diciamo che siamo... queste sono delle prove, perché in realtà si sta divertendo a giocare un po'. Molto brava, brava. Dai, poi dobbiamo impegnarci un po' in più e fare un po' di lezioni. Eccoci. La pizza in forno, un'altra è qui, per ora c'è il pomodoro, stavo tagliando la mozzarella e questa è di super bufala, ragazzi, infatti è piena di latte. Avrei dovuto tagliarla un po' prima e farla asciugare un po', ma ce la mangeremo con il latte, insomma. Buonissimo. Scusate il casino, ma stiamo facendo una videochiamata con i miei genitori, Gabri e Megan, e fanno casino. E qui ho preso il prosciutto a cubetti, di solito io metto le fette, ora ho preso questi cubetti perché ci piace molto la pizza con il prosciutto. Come pomodoro, ragazzi, ho usato il San Marzano e tutti i puntini che vedete sono praticamente il basilico con una puntina di origano, giusto per dare un po' di sapore. Mamma mia, che profumo! Eccola, 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 ve la faccio vedere al forno, al volo, perché ho una fame esagerata. Buon appetito, ragazzi. E anche la numero 2 è qui, ragazzi. Questa pasta ha un sapore buonissimo, anche Gabri me l'ha confermato, anche Megan. Questo mix, insomma, che ho fatto con la farina integrale, con quella rimacinata, è veramente super super, anche buona, saporita, e ci piace. Poi i cubetti di prosciutto, devo dire, approvati. Buonasera ragazze, mi è arrivata la spesa che ho fatto su Esselunga, adesso la andiamo a guardare insieme, così ne approfittiamo. Questo è il mio solito filoncino di grano duro, lo mettiamo subito a posto, poi apriamo il sacchetto dei freschi e troviamo, ho preso le bracciole di vitello italiano, che ci piace tantissimo il vitello, poi ho preso il salmone scozzese affumicato, preferisco quello norvegese, vi devo dire la verità, però insomma era un'offerta, la qualità è ottima e lo faccio con la pasta. Poi ho preso le petto di pollo per fare le cotolette panate. Erano in offerta i pesti, questi della linea Top Esselunga, ve li straconsiglio, sono molto molto buoni, quindi ne ho presi 2. E poi ho preso gli gnocchetti piccolini, sempre a marchio Esselunga, e anche ci siamo trovati bene, quindi insomma li prendo. Portiamo in frigo queste cosine. Pacchetto, questo qui deve essere il pesce, io compro sempre pesce fresco, lo preferisco tantissimo, insomma mi piace comprare le cose fresche e mangiarle, non mi piace congelare la carne, il pesce o altre cose. Comunque abbiamo preso due branzini, eccoli qua, sono quasi sempre, c'è lo sconto sull'orata e sui branzini, qualcosa sconto c'è sempre. E questa cos'è? Questa, vabbè, la pasta, l'apriamo dopo. Qui ci sono le uova, anche queste le prendo spesso sia per fare i pancake che per fare delle volte le frittadine a Megan. Mettiamo anche questo in frigo. Ok, la frutta, i kiwi, adesso li apriamo. Poi c'è la lattuga, ho preso 2 lattughe. Dove le metto? Le metto qui, c'è un macello qua sopra, c'è un macello. Una delle mie lotte è quella di tenere l'isola sistemata in questa cucina, ma è difficilissimo, cioè se io la sistemo stasera, domani pomeriggio a quest'ora è di nuovo incasinata, ve lo giuro. Ho preso un'altra ananas perché è piaciuta a tutti ed era molto molto dolce, quindi appunto ne abbiamo preso un'altra. E ho preso anche le fragole, fatemi vedere, dovete sapere che sono una cultrice delle fragole. Vabbè, queste sono italiane, profumano un sacco, sicuramente meglio di quelle spagnole, le troveremo e vi farò sapere. Poi gli SpongeBob per Megan, vediamo quanti ne escono da qua dentro, boh, arriveranno dopo. La luce ogni tanto va e viene perché ho le luci della cucina accese dietro. Allora, vi faccio vedere tutto piano piano. Ho preso chiusa per bene. Questa mozzarella di bufala DOP di Spinosa era in offerta e l'ho presa. Poi ci sono gli SpongeBob, per me, che lei li chiama SpongeBob, sono gli Squeeze and Go di Granarolo al cioccolato, i miei Choco Fresh, ma ci sono altre confezioni che ora troveremo nei sacchetti. Ho preso queste, le Kaiser, non mi ricordo se erano in offerta oppure no. Stiamo iniziando a prendere sempre i pomodori, i pachino, o comunque le qualità un pochino più, diciamo quelle IGP, perché ci piace molto assaporare proprio il buon sapore del pomodoro. Questi appunto sono pomodori di pachino IGP. Poi le mele, ho preso queste Pinova, non so se conoscete la qualità, le mettiamo qua. Le banane che sistematicamente me le mandano verdi, ma va bene, tanto ne abbiamo altre tre da finire, quindi meglio così. Poi questo prosciutto di Citterio, solo con il 3% di grassi, che utilizzo appunto per le piadine, per la pizza, dipende, insomma. Altri Choco Fresh, ok, prova latte superata, il latte fresco per Megan. E poi ho preso queste mozzarelline Esselunga Equilibrio, che praticamente hanno un ridotto contenuto di grassi, erano in offerta e le utilizzo sempre appunto per le piadine, come vi dicevo, quindi le ho prese singole così. Ho anche preso queste mini Philadelphia che prendiamo spesso, che mi servono anche per fare i panini a Megan, ne piacciono spesso spalmate sul pane, e quindi insomma le ho prese. Andiamo a portare tutto in frigo, ce la faranno i nostri eroi, boh. Pensavo di aver finito l'aglio, ragazzi, invece ce l'avevo. Tra le altre cose ho preso quello bio perché era in offerta, praticamente costava meno di quello convenzionale, quindi l'ho preso. Andiamo avanti. Cosa c'è qui? No, questo è vuoto. Qui, vediamo questo sacchetto qua. Ah, ok, qui c'è la birra, ho preso queste nelle lattine per Gabri, la birra Moretti. E poi ho preso una bottiglia di succo alla pera. Ok, qui abbiamo finito? Sì. Andiamo avanti. Allora sì, mi sono presa queste perché spesso quando torno da lavoro prima di cenare faccio un mini aperitivo, e sono le Amica chips, queste alla salsa barbecue, sono molto buone, ve le consiglio. Le Freaky Fries Chipster per Megan, ci sono dentro 5 sacchetti, ogni tanto gliele faccio portare a scuola, il prezzo è molto buono perché tipo mi sembra vengono 1,55 € 5 sacchetti. Poi ho preso, dimmi. Come si scrive faccia in inglese? Faccia? Faccio. Faccio? Do. Ah, devi dire io faccio? Dipende che cosa. Ah no, allora io nuoto. Swim. Nuotare si dice swim. S-W-I-M. Swim. Erano in offerta queste Kinder Pane Shock, che io non sono sicura se a lei possono piacere, perché mi ricordo parecchio tempo fa non le erano piaciute, però ora è cresciuta, i gusti comunque si modificano. Erano in offerta e le ho prese. Lei non mangia molte briochine perché appunto gli faccio sempre cose fresche, panini eccetera eccetera, anche verdura, le faccio portare anche le carotine spesso, però queste me le devo sempre avere perché non si può mai sapere, ragazze. Poi era in offerta la spedizione a casa acquistando 5 pacchi di pasta Voiello, e io ho preso, tra le altre cose, la pasta Voiello era in offerta al metà prezzo, quindi top. Ho preso 2 pacchi di spaghetti, sì, perché mi ricordo avevo preso anche le linguine, vediamo che ci sono. Poi ho preso la polpa Mutti, che spesso utilizzo quando non ho il pomodoro San Marzano per la pizza. Sempre appunto per provare cose nuove ho preso questo pane e cioccolato al latte con la nuova ricetta, dovrebbe essere un pochino più ricco di cioccolato, sempre di vino bianco, ed erano in offerta. I miei super adorati Cioccograno, ormai lo sapete che li adoro. Mi stanno piacendo tantissimo questi funghi champignon di D'Amico, li faccio praticamente con un po' di pomodoro, vengono buonissimi come contorno, sono super facili da fare. Alla Coop non li ho trovati, ho trovato una cosa simile, poi siamo andati ad aprire, invece erano tipo sott'olio. Questi assolutamente no, li sciacquate e poi li cuocete come se fossero funghi normali. Le tartine integrali, ovvero i panini, quelli che utilizzo appunto per Megan per fare le merende. Questo è sicuramente un campione omaggio, la Baby Sant'Anna. Mi hanno mandato questa bottiglina che è veramente piccolina, guardate, è molto molto carina, fa sempre comodo tenerla in borsa. Poi ok, erano in offerta anche queste, le Camille, queste anche ve le consiglio. Io preferisco plum cake integrali, però insomma anche la Camilla ha sicuramente un sapore molto particolare e buono, e poi non fa male come le altre briochine che abbiamo visto. Poi ho preso 2 passate, erano in offerta, ho preso queste di Balfrutta, mi sembra venissero 69 centesimi forse. Sì, ne ho prese 2 perché comunque io ogni volta faccio la spesa, prendo comunque un po' di passata perché mi serve sempre. anche per fare le minestre utilizzo sempre un po' di passata. Qua dentro cos'altro c'è? Esselunga online, va bene. Poi ragazzi ho preso, c'era la pasta Voiello, vi dicevo. Allora ho preso, un attimo le penne rigate, e poi avevo preso due pacchi di mezze maniche, però mi è arrivato prima il messaggio, perché loro vi mandano il messaggio lo stesso giorno per dirvi che arriverà la spesa, ricordarvelo, e poi se c'è qualche prodotto che nel frattempo è andato sold out vi avvertono. Mi avevano avvertito sui due pacchi di pasta delle mezze maniche che non c'erano più. Poi ho preso 4 pacchi di acqua, mi sembra ho preso la Norda perché era in super offerta. E cos'altro? Vediamo se c'è altro, ragazze. No, in realtà ho fatto una spesuccia piccolina, devo dire, potevo insomma fare di meglio, avevo anche uno sconto da applicare se spendevo tipo più di 120 euro, ma non mi andava di spendere quella cifra perché altre cosine le avevamo. Niente, questa quindi era la mia spesa. Eccomi, allora, le mamme sono delle super eroine, tutte, anzi le donne sono delle supereroine, non solo le mamme, attenzione, perché anche una donna che non ha figli ma deve anche gestire la casa è una supereroina. Le donne sono delle supereroine, ancora di più quelle che lavorano e gestiscono anche la casa, ancora di più quelle che hanno anche figli, gestiscono la casa, il marito e il lavoro. Perché ci sta dicendo questo? Perché forse finalmente oggi mi riesco a fare uno shampoo, ragazze, è allucinante, cioè ieri l'ho fatto a Megan, e Megan ha un bel manto di capelli come i miei, mi ci vuole 45-50 minuti per asciugarglieli, tenete conto che poi si fa tardi, si fanno le 8 e mezza, quindi riesco a farmi una doccia e basta, non posso dedicarmi anche ai capelli, forse stasera mi riesce, forse. Quindi supereroina all'ascolto, io sono con voi, vi dirò che questa settimana, l'avete visto anche nel vlog, sono riuscita anche a farmi una maschera, era mezzanotte meno un quarto, l'una di notte, non so che ore erano, però me lo sono imposta e ci sono riuscita, e tutte insieme ce la possiamo fare. Con questa perla vi mando un bacio grosso, vi ringrazio per aver guardato questo video, non so quanto avrò girato, in ogni caso ci si fa compagnia e va bene così, e lasciate un like se siete d'accordo con quello che vi ho detto, se siete delle supereroine come me, ci vediamo presto nel prossimo video.